2018, eravamo ancora al dibattito generale, era iscritta a parlare il consigliere Tonini Adele. Prego, ne ha facoltà. Grazie Eccellenza. Sì, riprendiamo il dibattito fermo da ieri sera sulla convenzione che riguarda la ditta Lutitan di Chiesa Nuova. Ecco, riprendendo questo discorso, il convenzionamento è previsto già dal decreto delegato dell'anno scorso, del 2018, il 72, sul credito agevolato, e che la convenzione fra privato e governo sia un fatto già grave di per sé, lo avevamo già sollevato a quel tempo in fase di ratifica, per le grandi problematiche che questa modalità avrebbe creato e ci potrebbe creare anche con organismi internazionali come il Greco. Oggi siamo arrivati purtroppo alla dimostrazione di come questo si può tradurre in una struttura. In aula ci ritroviamo appunto questa convenzione tra un'impresa privata e lo Stato, un contratto a tutti gli effetti che è stato stipulato tra il solo Congresso di Stato e la Lutitan di Chiesa Nuova. I cittadini sicuramente ricorderanno un'altra convenzione già trattata in quest'aula, quella del Polo della Moda. Ecco, quella che si approverà oggi in aula, la convenzione Lutitan, è sullo stile Polo della Moda, ma devo dire che pur con i problemi sollevati a suo tempo dal nostro movimento sul Polo di Borletti, almeno faceva capo a un decreto, quello famigerato del 2015, sulla quale abbiamo potuto discutere e apportare modifiche alla norma applicativa di quella convenzione. I meccanismi giuridici e amministrativi creati qui appositamente per questa nuova convenzione possono, quelli creati per il Polo della Moda, possono non essere considerati condivisibili e deplorevoli, ma almeno la convenzione era stata tradotta in norme di questo ordinamento con disposizioni speciali, sì solo per il Polo della Moda certo, ma pur sempre vincolanti la convenzione stessa. Oggi no, il contratto stipulato secondo quel famigerato articolo 13 del decreto 2018 che tanto abbiamo contestato permette al privato di sottoscrivere una specifica convenzione col Congresso di Stato per l'ottenimento del credito agevolato in deroga agli limiti e alle condizioni... Scusi, consigliere Tonini, preghiamo l'Aula di fare più silenzio, grazie. Ma sì. Dicevo, il credito agevolato permette di essere ottenuto in deroga ai limiti e alle condizioni previste per legge. Questo è il famoso articolo 13 del decreto 2018. Oggi la convenzione Lutitan non ha nessuna normativa di riferimento o a supporto che vincoli la convenzione stessa, se non in riferimento a questo articolo. Andiamo per gradi. Abbiamo detto che seppur con problemi seri esiste una norma, no? Quella del 2018. Secondo quel decreto, un'azienda che vuole ottenere il credito agevolato deve fare richiesta al comitato di valutazione, ma per accontentare Lutitan oggi ci si inventa la modifica al decreto del 2018, il decreto 72, sempre lo stesso numero, del 2019, che dovremo ratificare anch'esso in questa sessione consiliare e che modifica la norma dell'anno scorso. Ora, le relazioni accompagnatorie alle norme dovrebbero servire come prima fonte di interpretazione delle leggi promulgate, ma quando nella relazione a questo nuovo decreto si scrive che la modifica della legge ha lo scopo di rendere possibile la deroga alle leggi, vuol dire delegittimare il ruolo legislativo di questo Consiglio Grande Generale, perché si scrive proprio nella relazione che ha lo scopo di rendere possibile il cumulo degli incentivi, cumulo che era vietato per legge IGR, quindi va in deroga. Allora proviamo a analizzare temi, ho provato così ad analizzare i temi e le date, i tempi e le date della delibera del 18 giugno che di fatto ha sancito questa convenzione. Il 21 febbraio 2019 la ditta fa istanza di richiesta di credito agevolato come prevede la legge dell'anno scorso. Il 14 marzo il comitato valutatore fa una delibera che è agli atti nella quale osserva diverse criticità che sarebbe lungo elencare, ma voglio solo sottolineare una che ha una particolarità. È stato scritto che è già rappresentato formalmente all'onorevole Congresso di Stato l'investimento di questa azienda che ha quale ineliminabile presupposto di attuazione la possibilità di cumulare il credito agevolato con il beneficio degli utili reinvestiti sul medesimo progetto. In pratica sta chiedendo la deroga alla legge, cosa che è stata puntualmente rilevata dal Comitato.
Così come il Comitato rimarca anche che il business plan, che deve essere presentato per legge, è manchevole in diverse parti dei dati utili a quantificare l'investimento, per cui richiedono integrazioni. Mi chiedo quindi, alla luce del fatto che la domanda presentata sulle mancanze, la Convenzione può essere considerata nulla, visto che va in deroga anche all'articolo 13 sui requisiti minimi previsti? Arriva poi il 30 aprile, quando viene emesso il decreto che ci approcceremo a deliberare, di cui ho parlato sopra, che permette all'azienda di cumulare tutti gli incentivi in deroga alla legge IGR. Al che il 6 maggio il Congresso di Stato fa una delibera per adottare un regolamento che va in deroga all'articolo 13 e 14, eliminando tutte le incompatibilità con le agevolazioni IGR, quindi conferma il via libera al cumulo degli incentivi, ma togliendo anche il ruolo di controllo del comitato valutatore, lasciando la possibilità di richiedere eventuali integrazioni solo da parte del Congresso di Stato. Dopo questo regolamento, che viene emanato ufficialmente il 15 maggio, guarda caso il 16 maggio arriva puntuale l'integrazione dell'azienda Lutitan, dove vengono inseriti i dati che il comitato aveva chiesto mancanti, come ad esempio il costo dei macchinari, il preventivo dei macchinari. Com'è possibile che in un business plan serio ti dimentichi di inserire 7 milioni di preventivo di macchinari che servono per l'ampliamento di quell'attività? Nonché la specifica del computo metrico delle spese per la realizzazione dell'immobile, che nel documento agli atti da parte dell'azienda è scritto proprio che per semplificare erano state arrotondate le voci a 9 milioni. Invece che redare un business plan che penso debba essere preciso e chiaro con voci dettagliate, visto che vengono dati degli incentivi da parte dello Stato. Inoltre vengono specificati che dei circa 5 milioni di euro di capitale proprio impiegati nel progetto sono costituite dal terreno e dall'immobile già esistenti, periziati e valutati circa 4 milioni. Quindi non si tratta di un investimento totale di 18 milioni, ma solo di 13, perché il terreno è già di loro proprietà. Nella richiesta del credito agevolato, l'azienda deve dimostrare di avere un business plan, comprati i macchinari, il capannone, eccetera, quindi come vi ho detto. Invece qui pare che non serva, tanto il comitato viene d'ora in poi esautorato dal potere di controllo e di integrazione. Se l'è dato il Congresso di Stato. L'11 giugno arrivano delle modifiche al regolamento appena detto, al quale al Comitato viene tolto anche il potere istruttorio e di controllo dei documenti, quindi diventa il semplice passacarte del Congresso, per arrivare poi al 18 giugno alla delibera di convenzionamento definitive. Ecco, questo elenco di date e di documenti non serve capire che servono specifiche competenze per capire come la discrezionalità della politica e del Congresso di Stato sia arrivata con questa convenzione alla sua massima espressione, che si esprime con il potere concessorio e che avete sempre detto di voler combattere. Ci è stato detto ieri sera dal segretario Zafferani, ma è scritto anche nella convenzione, che l'azienda si impegna ad assumere 40 lavoratori entro il 2024, ma sempre che ci siano figure disponibili e le competenze adeguate all'interno delle liste. La stessa cosa era successa per il polo, se vi ricordate. Sì, assumeremo, ma se non troviamo le competenze in territorio non siamo obbligati ad assumere sammarinesi. Sembra quasi che abbiano copiato parte della convenzione del polo. Inoltre, rispetto al requisito di legge del 2018, che non è stato modificato all'articolo 13.b.2, c'è scritto che basterebbe solo un incremento del 20% come requisito, l'incremento del 20% della forza lavoro come requisito, purché la metà sia preso dalle liste di collocamento. Quindi se delle 40 unità previste dall'azienda, almeno 20 dovrebbero essere sammarinesi o residenti. Ma l'incremento del 20% della forza lavoro occupata comporterebbe in realtà un numero inferiore rispetto all'impegno preso di 40. Infatti se la società, come ci è stato detto, risulta essere avere una capacità di dipendenti di 77 persone, l'incremento previsto sarebbe pari a 15 unità, di cui se la metà deve essere preso dalle liste sammarinesi, i sammarinesi sarebbero solo 8. E poi le assunzioni sono part time, a tempo pieno, a tempo indeterminato, perché nella convenzione di questo non c'è scritto nulla. Serve inserire nella convenzione perlomeno
una clausola di salvaguardia per i lavoratori sammarinesi o residenti. Lo Stato cosa ha cambiato, cosa ha in cambio a fronte di un impegno che graverà sulle casse dello Stato per interessi pari a 2 milioni e quasi 300 mila euro? E questa è una formulazione di calcolo del Comitato, non me lo invento io. Il Governo non deve fare convenzioni ad hoc, prevedendo deroghe e modificando per il proprio scopo le normative esistenti, ma deve fare una legge che dia la possibilità a tutte le aziende di avere gli stessi diritti e le stesse possibilità, sulla base magari di un progetto paese di sviluppo che identifichi su quali tipologie di aziende puntare e prevedere aiuti in questo senso, per tutti uguali e con normative trasparenti. Ad esempio, se vuol puntare sul recupero dei rifiuti, allora si fa una normativa di riferimento dove si prevede che tutte le aziende che operano nel settore della produzione attraverso il recupero dei rifiuti possa avere questo o quell'altro incentivo, con criteri che siano uguali per tutte le aziende. Una legge, insomma, che tuteli tutte le aziende in modo univoco e non più discrezionale, passando per le competenze degli uffici tecnici e non più per il Congresso di Stato, che non ha un ruolo tecnico ma politico, come fa il segretario di Stato a dire se un preventivo Macchinari è corretto o no. Il segretario ha parlato di trasparenza ieri sera perché la convenzione viene portata al vaglio di questo Consiglio. Ma mi chiedo, cosa possiamo fare noi consiglieri in aula oggi con questa convenzione? È una legge quindi emendabile? No. È un decreto a cui possiamo portare modifiche? No. Dobbiamo dire alla cittadinanza che è una mera presa d'atto di una scelta di questo governo, in particolare Zafferani, e su cui nessuno di noi può metterci mano e modificarla. Si crea così un precedente molto pericoloso. Si apre un vuoto normativo, e il problema è serio, forse nessuno se ne è accorto, perché d'ora in poi al governo non servirà più fare leggi, basta fare convenzioni ad hoc. Una convenzione come questa non genera un vincolo giuridico a cui la convenzione deve attenersi, non c'è una legge di riferimento, come avevo detto c'era per il polo del lusso. Qui legalità e imparzialità sono totalmente violate, come viene violato l'equo trattamento del cittadino. La Carta dei diritti dice che tutti dobbiamo pagare il tasso sulla base di norme vigenti nell'ordinamento, ma con questa convenzione, che non è vincolata a nessuna norma dell'ordinamento, si può andare in deroga a tutto semplicemente perché lo scrivi nel testo della convenzione, che noi oggi potremo solo votare favorevolmente o contrariamente, nulla di più. Perché non potremo fare emendamenti, potremo solo sperare che il segretario Zafferani colga le nostre osservazioni. Quindi mi chiedo, è stato chiesto al Collegio Garante se esistono problemi di legittimità costituzionale? Nessuno in quest'Aula è contrario agli investimenti, lo diciamo da sempre, e lo abbiamo dimostrato con la votazione quasi unanime dell'Aula alla modifica del PRG per dare la possibilità alla Lutitan di ampliarsi e crescere. Ma qui nel frattempo è successo qualcosa che ha modificato l'iter di questa pratica. Allora mi chiedo, il segretario Michelotti la conosce bene la Lutitan, da anni chiede di ampliare lo stabilimento a Chiesa Nuova, ma Michelotti prima si schierava come associazione micologica contro l'ampliamento. E ora come fa a portare avanti come Congresso di Stato questa convenzione che non solo va in deroga alle leggi del nostro Paese, ma siamo pure arrivati ad avere le deroghe delle deroghe? È concorde su questo il segretario Michelotti? Mi chiedo come può essere che ancora oggi questa politica continui a firmare cambiali in bianco e convenzioni totalmente discrezionali con questo o quell'altro privato. Non ha imparato nulla in questi 2 anni e mezzo? Quando si toglie il controllo agli uffici preposti per delegarla alla politica e ancora di più al solo governo, di turno ovviamente, si cerca un meccanismo che tutto ha tranne che la trasparenza. Ora io sarò anche complottista, ma siete proprio voi che fino a ieri che ci davate degli responsabili e di quelli che mancano di rispetto alle istituzioni, questo voi come lo chiamate? Esautorare il Consiglio Grande Generale da ogni potere decisionale, modificare a vostro piacimento le regole di questo ordinamento, concedere in maniera discrezionale, perché non mi venga a dire il segretario Zafferani che la deroga ad persona non sia discrezionale, soldi pubblici per un investimento che non è chiaro e trasparente, e la chiamate trasparenza? La chiamate responsabilità? Ci avete detto fino a ieri che dovremo essere uniti per le sfide che ci si presenteranno, ma come potete pensare che possiamo essere uniti ed approvare una cosa del genere? I consiglieri di maggioranza non l'hanno letta questa convenzione perché da ieri, dagli interventi di ieri sera, non mi è parso. E lo dico a chi ci ascolta, che ha un'azienda che magari vuole fare investimenti,
Potrete sempre andare personalmente dal segretario Zafferani d'ora in poi a chiedere una convenzione ad hoc anche per voi, sempre che il fondo destinato a questo lo permette, perché quello che era a disposizione ormai è quasi già stato speso tutto. E questo lo chiamate attrazione per le imprese? Per questo chiediamo il ritiro di questa convenzione, così come il ritiro del decreto 72 del 2012 annesso e l'emissione di una normativa alla quale venga vincolata questa convenzione, essendo tutta l'operazione molto oltre il credito agevolato. Nella prossima legislatura sarà fondamentale stilare testi unici, chiari, che lasciano poco spazio alle interpretazioni e che possano sancire, una volta per tutte, la fine della discrezionalità della politica. Grazie.